Sì, classifica equilibrata, tutte le squadre hanno una vittoria e una sconfitta. Güssing è una squadra campione di Austria, dominatori in campionato. Hanno battuto Cipro in casa e perso in Bielorussia, quindi iniziamo a mettere partite dietro le spalle, e quindi ogni gara assume un valore straordinario perché sarà la fine della prima parte di seconda fase. Dovremo stare attenti alla differenza canestri, ma soprattutto al valore di una squadra che gioca bene, che è solida, che è molto ben organizzata. Hanno molti stranieri anche loro e soprattutto una chiara identità, un'identità di una squadra che dovremmo battere perché non si fa battere da sola. Avremo bisogno di fare una difesa molto molto attenta, cercando di rispettare le commissioni che ci daremo, ma non sarà facile perché sono una squadra che prova di giocare attaccando l'area, attaccando il canestro, e questo vuol dire che dovremo lottare fisicamente in maniera molto dura contro i loro lunghi, e tra l'altro tra i quali troveremo anche una vecchia conoscenza del campionato italiano, che è quel Brad Barrios che era in forza a Capodorlando appunto la passata stagione. Dovremo tenere la fisicità molto alta, tenere l'impatto fisico dei nostri avversari che è molto alto, e quindi contrastarli lì per poi ripartire con rapidi contropiedi o comunque con un gioco offensivo che abbia nel ritmo, nella grande intensità di esecuzione, la grande frequenza, una grande aggressività nell'esecuzione, appunto, i punti di forza.